Ciao a tutti, benvenuti su The Fumas. Oggi vi suggerisco 5 posti per vedere i Krampus e vi racconto qualche curiosità in più su di loro. Pronti? Per chi ancora non conosce i Krampus, eccoli. Sono questi diavoloni che fanno paura a grandi e piccini e che arrivano ogni anno durante i mercatini di Natale che si tengono un po' in tutto il Trentino Alto Adige. Insomma, ai Krampus si deve quel pizzico di paura che rende ancora più dolce il Natale. Beh, arriviamo al dunque. Primo suggerimento per vedere i Krampus, Pergine Valsugana, perché la nostra cittadina è un gioiello di montagna tutto da scoprire. Questo che vi mostro è il video che ho realizzato qualche anno fa e che penso renda bene l'idea di come ci si sente in presenza dei Krampus. Vederli da vicino un pochino. No! Ma no! Stop! Ho già paura per quest'anno. Secondo luogo che vi consiglio di visitare è la Valle dei Moccheni, in particolare Fierozzo, perché è una valle incantata tutta da scoprire e perché vedere Krampus che si aggirano nei boschi, magari innevati, è davvero uno spettacolo suggestivo. È molto probabile che un paio di sonni li perderete. Qui sta venendo freddo, per cui continuo la classifica in casa con una bella tazza di tè. A tra poco. Proseguo con altre 3 località. Bressanone è nota per la sfilata dei Krampus. Si radunano moltissime persone per vederli e i Krampus di Bressanone hanno la nomea di essere particolarmente indiavolati. Altra sfilata da non perdere è quella di Pozza di Fassa, con ben 300 diavoli a seguito di San Nicolò e una strada allestita con bidoni infuocati. In ultimo vi suggerisco il corteo dei Krampus più antico di tutto il Trentino Alto Adige, che è quello che si tiene a Dubbiaco. E attenzione, perché ci saranno circa 600 diavoli. Mi raccomando, se decidete di andare, lasciate qui sotto un commento e ditemi quale di queste 5 mete avete scelto. Dati questi 5 suggerimenti, vi racconto qualcosa in più sulla storia e l'origine dei Krampus. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, mettete un like a questo video e iscrivetevi al nostro canale The Fumas. Chi sono i Krampus e perché si aggirano minacciosi terrorizzando grandi e piccini? Il Krampus è una figura demoniaca mezza caprina che si aggira in compagnia di San Nicolò nelle località dell'arco alpino durante il periodo che precede il Natale. La figura di San Nicolò si ispira a San Nicola di Bari, vescovo di Mira, un santo benefattore soprattutto dei bambini che viene festeggiato il 6 dicembre, ma c'è da dire che la leggenda dei Krampus lo precede. Si racconta infatti che in epoca pre-cristiana esseri impressionanti per metà uomini e per metà animali con grandi corna si manifestavano durante i riti pagani legati al solstizio d'inverno, probabilmente per esorcizzare la paura per l'arrivo della stagione più cupa e fredda di tutto l'anno. L'aspetto di questi esseri sembra a sua volta legato alla rappresentazione di una divinità pagana, il dio cornuto, la cui raffigurazione più antica è un'incisione rupestre che si trova in Val Camonica e risale al IV secolo a.C. Questa divinità era per i pagani una delle più importanti perché rappresentava insieme fertilità e morte, probabilmente legata al ciclo delle stagioni e al fluire del tempo. Come spesso è accaduto nella storia, con l'avvento del cristianesimo non è stato possibile eliminare completamente delle abitudini e dei rituali precedenti, per cui questi Krampus si sono, diciamo così, inseriti in quella che era una tradizione cristiana. Una delle festività cristiane più vicine al solstizio d'inverno era proprio la ricorrenza di San Nicola di Bari. Da allora agli antichi rituali pagani si è sostituita una leggenda di stampo cristiano secondo cui in epoca di carestia giovani razziavano i villaggi vicini travestiti con pelli d'animali e grandi corna. A un certo punto però, all'interno di uno di questi gruppi, qualcuno si accorge che c'è un intruso. Se ne accorge per il fatto che uno di loro ha delle zampe caprine anziché dei piedi. Viene allora convocato il vescovo Nicolò per esorcizzare il demone dal gruppo. Ovviamente riesce nell'impresa. Da allora il grande evento viene commemorato e ogni anno, la vigilia di San Nicola, la notte del 5 dicembre, il santo si aggira tra le case o tra le vie del paese dispensando dolcetti e complimenti ai bambini che si sono comportati bene e il Krampus, ormai suo schiavo, invece si accanisce con i bambini che si sono comportati male. Come li punisce? Beh, a suon di frustate. E ancora adesso, tra le vie dei paesi, se raggiungete uno dei 5 posti che vi ho consigliato, state attenti al frustino. Comunque sappiate che qua in Trentino Alto Adige, come in altre zone dell'arco alpino, la tradizione dei Krampus è molto sentita. I costumi sono tutti fatti a mano con materiali naturali, corna vere, quindi anche tra l'altro costosissimi. Ci sono proprio delle associazioni dei Krampus che sotto Natale si riuniscono per organizzare questi grandi eventi. Troverete sul loro corpo un grosso campanaccio. Il divertimento dei più giovani e monelli è cercare di colpirlo. Vediamo se anche voi avrete il coraggio di avvicinarvi a un Krampus per colpire il suo campanaccio. Ciao a tutti, a presto dal Trentino. Mi chiamo Flacco.
Io voglio andare a casa.